Crisi amministrativa al comune di Canosa, qualcuno già la tira in ballo? Ma no, io guardo con grande rispetto a questo momento particolare per la mia città, e chi ha fatto il sindaco sa che ha una responsabilità veramente che ti è data dal voto popolare, dal dover risolvere i problemi quotidianamente. Oggi non è una bella pagina per la nostra città, se il sindaco La Salvia ha ritenuto di dover rassegnare le dimissioni, perché evidentemente ci deve essere un momento di approfondimento serio, forse qualcosa che è mancato. Io quello che posso solo invitare il sindaco La Salvia, essendo quando si viene eletti direttamente dal popolo, bisogna riferire sempre al popolo e magari rendere pubblica questo momento di approfondimento, probabilmente salvaguarda ancora di più la sua persona, in questo caso la nostra città. Cosa avverrà in questi 20 giorni? Ma io non credo che saranno 20 giorni, perché lunedì 6 c'è in seconda convocazione l'approvazione del bilancio di previsione. Che è stato già rinviato. Prima convocazione sì, la seconda convocazione è il 6 ottobre. Ora, immaginarsi che un'amministrazione possa venire in aula senza aver risolto questo problema nel bilancio di previsione, lo credo che sia impossibile. Per cui è una crisi che si risolverà in pochi giorni. Secondo me ritorna tutto come era prima.